Simone è a Gubbio, ciao, per fortuna. Simone. Ciao Simone. Buongiorno Conigli, bentornati. Grazie. E la tristezza per il rientro a scuola e quindi al lavoro si controbilancia dal fatto, grazie, che torni il ruggito del coniglio. Sei ogni, grazie, settembre c'è questa cosa, questa dicotomia. Questo gioia e questo dolore. Esatto. Diciamo. Simone, questo simolo radiofonico. Senti, ma tu a chi sorridi con un doppio fine? Al mio tablet. Tablet? Perché? Sì. Perché la tecnologia nuova adesso dà la possibilità di accedere non solo con la password, ma con il riconoscimento facciale. Ah. E allora il mio tablet... Ma no, ma no! Ma tu sorridi a un pezzo di vetro! Ma dai! E tu sorridi e quello si apre! Io sorrido e quello si apre! Se fosse così con tutte le persone! Ad ogni modo è studiato che il sorriso, anche se forzato, la risata anche se forzata, fa aumentare le endorfine. Quindi io ogni mattina faccio questo sorriso forzato, che quindi mi rende leggermente migliore il risveglio. Altrimenti, poi grazie a voi e al caffè con la crostata alla Nutella riesco a andare... Ecco, una serie di fattori, diciamo così. Beh, però grazie, Simone ha ragione, un sorriso fatelo, facciamolo anche se forzato, cerchiamo di farlo. È un allenamento che poi funziona. Grazie Simone.